e lo stanziamento in favore dei risparmiatori non è abbastanza anche per le opposizioni. Il Movimento 5 Stelle presenterà una mozione di sfiducia nei confronti del ministro Boschi. Sentiamo Sonia D'Ottavio. Un decreto a salvaguardia dei risparmiatori non basta, chi ha sbagliato deve pagare. Questa è la posizione dei 5 Stelle che con Di Battista annunciano l'intenzione di depositare nei prossimi giorni una mozione di sfiducia nei confronti del ministro Boschi che ha agito in conflitto di interessi. Nel merito il movimento propone delle sanzioni per gli organi di vigilanza. In primis devono pagare i responsabili, chi non ha controllato Banca Italia, Consob e parte del governo responsabile in conflitto di interessi. Poi prendiamo dei dividendi da Banca d'Italia, che dà sempre dividendi ogni anno alle banche private, e li diamo ai piccoli risparmiatori truffati.